Dopo anni e anni di vincente lavoro, Benedetta Rossi ha preso una importantissima decisione che da ora in poi le cambierà per sempre la vita. Il mitico format fatto in casa da Benedetta, ormai diventato un vero e proprio impero, è stato venduto in parte a Mondadori per una cifra davvero incredibile. Milioni e milioni. L'amatissima e straseguita creator diede vita a Fatto in casa da Benedetta insieme all'altrettanto famoso marito Marco Gentili nell'ormai lontano 2009. Tutto cominciò quasi per gioco, un azzardo, e come quasi tutte le grandi cose, da un canale YouTube che ancora è una garanzia per Benedetta Rossi ed il pubblico. La grande notizia è venuta a galla attraverso una nota firmata a Mondadori, che ha reso pubblico l'affare con tanto di percentuali e cifra stellare. Benedetta Rossi ha deciso di vendere il 51% della società e che gestirà i diritti di proprietà intellettuale, ed immagine, del brand Fatto in casa da Benedetta, si legge per l'appunto. Ed in questo comunicato del gruppo, si apprende che la società in questione è la Oimea SRL. La creator ha ormai raggiunto la bellezza di 5 milioni di follower, oltre 8,1 su Facebook e 3,22 su YouTube. Non solo i social però, perché come è risaputo l'icona delle ricette semplici, tradizionali è anche diventata un affermato personaggio televisivo nonché una lettissima scrittrice, avendo pubblicato ben 9 libri. Dalla pubblicazione Mondadori infatti si scopre che sommando i dati di vendita si arriva a 1,5 milioni di copie. Insomma, tornando al suo affare milionario, è stato chiuso per la bellezza di 6,9 milioni di euro. Che dire? Lei sì che se lo merita, non gli influencer accattoni senza arte né parte, osserva un fan e tanti altri su X.